City Report. Eccoci, alle mie spalle ho il Palasciarp, è qui il regno del trash. Vieni Hermes, fagli vedere, guarda. Tra l'altro c'è un biglietto qui, Sunshirt Emerald, no, Cab. Ah no, roba da mangiare, sembrava un biglietto di un cinema. Ecco, questo è il biglietto da visita della stazione di Lampugnano, che è il Palasciarp, appunto la stazione degli autobus a lunga percorrenza. Guardate che schifezza. È degna di una città civile, una roba del genere. Guarda qua, fatto più dall'altra parte. E mi verrete mica a dire che questo è successo in un giorno solo. C'è anche un telecomando. Qualcuno serve un telecomando marca Samsung? Ci vuole anche un Samsung qui. E chiaramente Hermes, guarda, tu vedi tutta questa roba qui. Prosegue. Schifezza, 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 schifezza. Qua ci hanno piazzato un cartone, non si capisce perché, forse perché stavano sfondando la rete. Vedete che è tutta piegata? Vabbè, proseguiamo. Andiamo a vedere l'ultima cosa e poi vi salutiamo. Vi ricordate quella costruzione che veniva usata come cacatoio? Proprio dove i passeggeri aspettavano l'autobus. Andiamo a vedere come è conciata oggi a 2 anni e mezzo, 3 di distanza. Con Hermes, seguiteci, si ti leggo. E cari amici, siamo arrivati a Lampugnano FS, la stazione del terrore. Questo è il famoso casotto cacatoio, come lo abbiamo definito noi. Guardate qua dietro chi troviamo, Hermes, ma anche un sacco di trash, esatto, di pattumiera. Qua durante l'inverno facevano i falò probabilmente per scaldarsi qua dietro al cacatoio, e questo è quello che troviamo ad oggi. Fammi vedere bene qui, infatti questi tronchi di legno e questa cenere ci stanno a dimostrare che non stiamo dicendo bugia, non ce ne inventiamo le cose, non abbiamo nessun interesse, non siamo pagati dai partiti noi, siamo cittadini impegnati sul territorio, che si impegnano ma si rompono anche le palle, perché adesso vi farò vedere il cacatoio che è appunto da dove ci sono le fermate, l'abbiamo segnalato 2 anni fa. Io non credo che chi gestisce questa stazione, il Comune di Milano, insieme al Comune di Milano, perché il Comune di Milano è il comune di tutti noi, viviamo qui, non abbia avuto 4 soldi per mettere una muratura a una porta. Ma si può avere una situazione del genere? Guardate che schifo. Cioè, guardate. E non vi dico che puzza che c'è, guardate la merda. Cioè, ma vi sembra normale che sono passati 2 anni... e nessuno è riuscito a mettere una cazzo di porta? No, perché poi mi fate anche incazzare, perché cioè questo è proprio mal, che ne ti posso dire, menefreghismo, cattiva volontà. Cioè, quanto cemento ci voleva qui per chiudere? Ma neanche, ci basta solo una porta qua. Ecco, questo è quello che ci troviamo. Poi mi giro, Hermes, stai pure lì, guardate. E qua c'è la gente che aspetta, vedete? Aspetta di prendere l'autobus. Ma che serenità date, è vero, sarà anche percezione, saranno diminuiti i reati, mi va anche bene, ma la schifezza qui c'è, è come se c'è. Poi, tornando indietro, e adesso chiudiamo perché, cioè, veramente, mi è venuto il voltastomaco, perché non pensavo veramente la limitatezza di chi si deve occupare di queste cose arrivi a questo punto, 2 anni per mettere una porta. Poi, insomma, visto che mi si evidenziano in giro buche di qua, buche di là. Hermes, buttaci un piede dentro, facci vedere quanto è profonda questa. E magari il sindaco Sala è già passato qui, Non credo proprio, però. Aspetta. Oh. Quanto sarà? Una 20 centimetri? Assolutamente, roba che basta per sfondare il pneumatico avantreno. E ricordo che qui arrivano gli autobus, vabbè, qui chiaramente è una cosiddetta aria verde, quindi va bene, è un WC, perché non si può dire altro. Poi non ve ne faccio vedere altre di buche, ma è pieno tutto il piazzale di buche, È solamente perché poi diventa noioso, come diventa noioso vedere che ci sono i cartelli delle aree sorvegliate e c'è gente che a 10 metri, guardate cosa c'è, ops, la nostra bella costruzione dove si accendono fuochi, si piscia, si urina, si defeca tranquillamente. Beh, andiamo avanti. E questi sono i guardrail con delle scritte che alcune capiamo,
alcune no. Ma è colpa nostra, non abbiamo studiato l'arabo in Italia, eh? E stiamo percorrendo il marciapiede, quindi siamo fuori dal perimetro del Palasciarpa, siamo nel marciapiede fuori, qui vi facciamo vedere la seconda parte di quello che vi avevamo fatto vedere dall'altra. Guardate che schifezza che c'è. Incredibile. Guardate. E vabbè, andiamo avanti. Ed eccoci. Pasqua, siamo ritornati sul posto delle malefatte, cioè a Lampugnano Bus. Guardate un po' cosa ci becchiamo qui oggi. Sempre un sacco di sporcizia, direi che il posto è sempre molto indicativo dei casini che ci sono. Biciclette abbandonate. E questa è la parte frontale di Lampugnano. Ed eccoci sempre nell'ingresso di via Giulio Natta della stazione bus Flexibus di Lampugnano. E come vi facevo vedere prima, qui a fianco al deposito ormai è un ricovero di spazzatura che non viene mai pulita da nessuno, viene gettata dai soliti incivili e maleducati. Peccato, perché in questa occasione sembrava che ci fosse un po' meno peggio del solito, nonostante ci siano comunque tanti turisti, tanti autobus che continuano a portare passeggeri qui nella nostra città, e speriamo che Autostazioni SRL, che si gestisce quest'area, provi a mettere un po' di sicurezza e a collaborare col comune per mettere un servizio di pulizia degno di questo luogo. E cari amici, con questo è tutto da City Report, Tullio Hermes, ci vediamo alla prossima puntata. Saluti! City Report!